Sotto il gonfalone a mezz'asta, un ultimo giro della piazza tra il suono delle campane e gli applausi dei fedeli radunati fuori dalla basilica. Poi il patriarca Francesco Moraglia ha accompagnato il suo predecessore Marco Cè nel luogo del suo eterno riposo, la cripta dove giacerà insieme alle spoglie di San Marco e a quelle di molti religiosi succedutisi alla guida della Chiesa veneziana. Visibile la commozione dei prelati e quella delle autorità civili che hanno partecipato al rito in segno di stima e vicinanza, ma soprattutto di chi era presente non per ragioni di etichetta ma per dare l'ultimo addio a un amico. Come l'ex sindaco Massimo Cacciari, nascosto in ultima fila, o la parlamentare Rosi Bindi, legata a Cè dai tempi dell'Azione Cattolica. Nell'omelia di Moraglia il ricordo dei 23 anni di patriarcato in uno dei periodi più difficili della storia della città, segnato dal terrorismo che fece di Porto Marghera l'epicentro di una lunga striscia di sangue. Poi il saluto con le stesse parole pronunciate dal patriarca Marco nel giorno del suo insediamento, il 6 gennaio 1979. Vorrei poter rivolgere a ciascuno di voi, quasi chiamandovi per nome, carissimo patriarca Marco, ci hai voluto bene e noi ti abbiamo voluto bene. Sei stato per noi un padre, anche noi ti abbiamo voluto bene, non ti dimenticheremo mai. Visibilmente toccato anche il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, che ha ricordato il cardinale Cè sottolineandone la mitezza dei gesti, l'umiltà nel confronto e la vicinanza a tutti, anche ai non credenti.